anche oggi alla puntata numero 185 di You Leader. Buongiorno. Buongiorno, buongiorno a tutti. Benvenute, benvenuti. Alzate il volume. Good morning. It's now or never. Yeah, forever. Buongiorno a tutti, buongiorno e benvenuti alla puntata numero 185 di You Leader in questo venerdì 1 ottobre 2021. Grazie, grazie, grazie di essere qui anche oggi per iniziare la vostra giornata con un po' di mindset, il giusto mindset, come recita qui sotto, per costruire il tuo impero, perché se vuoi essere un networker che risolve la propria vita con questa attività, bisogna riconoscere e ammettere che l'80% del tuo successo sarà legato all'atteggiamento. Buongiorno, il dito più rapido di oggi, Paola Pucci da Roma, buongiorno Paola, soltanto seconda, Giulia Filotto live da Arzignano, buongiorno Sara Trolese da Venezia, Federica da Crispiano, da Crispiano a Mesagne, accidenti, buongiorno Federica, Anna, good morning amica, ciao Natascia da Torino, Paola, Rebecca da Merano, ciao, buongiorno a Simona dalla provincia di Savona, bambina da Rossano, Daje, Francesca, buongiorno live da Roma, Giulia da Tenerife, Angelica da Treviso, Maria live da Opera, buongiorno a te, buongiorno a Tiziana, buongiorno a Valentina, buongiorno a tutti, ecco Paola che tagga le persone del suo cerchio, fatelo anche voi perché anche oggi ciò che diremo servirà per far crescere il mindset del vostro team. Buongiorno Roberta, Maria, buongiorno da Bergamo, Diana, live da Sarno, ecco Paola che tagga le persone, buongiorno da Monica Visentin, la nostra nonna tecno, buongiorno live da Biceglie per la nostra Alessandra La Forgia, state in campana perché sì. Ciao Alessandra, buongiorno a te.
Antonietta da Fiume Freddo Bruzio, good morning. Ilaria, buongiorno amici di You Leader, live da Taranto. Ecco Paola, continua a attaccare le persone, lo stesso fa Tiziana. Raffa, buongiorno a tutti, casa colazione e You Leader. Mariana d'Arco con furore, buon venerdì, esattamente come diceva Bruce Lee, dalla Cina con furore. Silvia, buongiorno, live. Marica, buongiorno da Vigevano. Denis da Torino. Patrizia, buongiorno, live dal Parco Potiri Mesagne, questa mattina con Wanda, Valentina, Anna e Federica. Accidenti, che squadra vincente e pazzesca. Quindi un saluto a questa comunità, questa community. Ciao Esther, buongiorno Stefania dalla Germania. Mayra, buongiorno da Castellana Grotte. Wendy da Porcia. Flavio, buongiorno da Napoli. Vittoria, buongiorno da Tropea, patria mea. Giulia da Valmontone. Maria, live da Cisternino, buongiorno a te Maria, buongiorno Valentina da Caserta, good morning Barbara da Benevento, Clelia da Pordenone, Anna Lucia, ciao a tutti da Lecce. Un tempo finivo i saluti mentre la canzone era ancora in corso, ma non ce la si fa più. Giorgia da Cairo Montenotte, Nadia, buongiorno da una Torino sotto la pioggia. Live da Roma per la nostra Livia, buongiorno Ilaria, buongiorno a te Adelaide, good morning Francesca, live from Rome. Vanessa da Catania, Irina da Padova, Simona live da Villanova dal Benga Ligure di Ponente, buongiorno, l'energia esplosiva e la verve di Simona anche oggi vi coglierà. Isabella, buongiorno da Bot, Carmela taggata da Giorgia, Denis, buongiorno popolo di You Leader, buongiorno Mario, benvenuto ottobre, live da Cordenons, provincia di Pordenone, dal Parco Poti, Wanda conferma quello che aveva detto, adesso vi taggerete tutte, cioè adesso una taggerà tutte le altre e viceversa, quindi prepariamoci a vedere almeno 5 messaggi simili. Scalo posizioni, dice Giulia. Buongiorno Joe, buongiorno Alfredo, live da Taranto, oggi importantissimo speech di Alfredo Piliego. Ilaria da Fabriano, Rossi da Palermo, Lucrezia da Barletta, da Paola, Gio, Alexia, ciao da Pordenone, Isabella, buongiorno da Borgo Valditaro, primo giorno da networker full time, benvenuta, sei già una networker, lo sei dentro, lo sei adesso anche dal punto di vista dell'orario durante la giornata, quindi in bocca al lupo, è la scelta migliore che tu potessi fare. Alessia, buongiorno da Barletta, Elena da Montebello, Maria che tagga le sue persone, lo stesso fa Simona, Maria Cottone da Catania, Marilena, bello essere a Tenerife, si scrive così, io invece live dall'Emilia Romagna, che non ha nulla da invidiare a nessuna parte del mondo. Da Bergamo la nostra Marianna, Anna, non vediamo l'ora di conoscere le novità, taggando Alessandra La Forgia, buongiorno da Padova, Maria tagga le sue persone, ciao Giada, good morning, ripeti insieme a me, good morning, Ilaria, buongiorno da Milano, Venezia, da Brescia abbiamo Dan, ciao Dan, buongiorno a te, buongiorno a Patrizia Summa, la quale è con, dai, fate il tag, Anna da Brescia, Dan un abbraccio grande a tutti, grazie a te, Ilaria, buongiorno da Novara, Patrizia da Livorno, Stefania Caffiero da Guidonia, Danila live da Galatina, buongiorno, grazie a voi per la pazienza che portate reciprocamente, perché salutare tutti, o almeno quelli che si riesce, è una maniera anche per scaldare questa community, e quindi chi osserva, chi legge i vostri commenti, sicuramente avrà i suoi commenti letti e commentati. Tra pochissimi istanti entreremo nel vivo di questa puntata numero 185, lo faremo insieme con un argomento molto interessante, solo tra pochi secondi. Good morning, buongiorno, benvenuti, 1 ottobre 2021. Domani mattina alle ore 10 ci sarà Network,
Oggi nel gruppo Telegram di YouLeader riceverete tutte le facilissime informazioni, perché è una cosa molto semplice, per partecipare domani mattina al network. È una sorta di quiz dove giocherete tutti insieme l'uno contro l'altro, ognuno dal proprio cellulare, con delle domande dovrete rispondere quanto più rapidamente possibile. Alla fine, anzi, alla termine di ogni domanda ci sarà una classifica parziale e alla fine ci sarà una classifica generale con i vincitori, che avranno di diritto la possibilità di tenere degli speech all'interno del grande mondo di YouLeader. Quindi preparatevi per questa informazione che arriverà oggi. Dunque, oggi il tema è, il titolo della puntata di oggi è Posto d'onore. Posto d'onore cosa significa? Sai quando non vinci e sei e arrivi secondo? Tu senti i commentatori che dicono medaglia d'oro tal dei tali, posto d'onore per... Quindi posto d'onore è quando non arrivi primo, che sia il secondo posto, che sia il terzo posto, o in ogni caso a ridosso del vincitore, si utilizza così in maniera molto, molto elastica e diciamo per consuetudine, dire al posto d'onore c'è. Oggi vorrei riferirmi, parlare e, guardando negli occhi, raccontarti come e riportarti a sentire come ti sei sentita tutte quelle volte in cui potevi vincere ma non è accaduto, tutte quelle volte in cui eri a un passo dal salire sul gradino più alto del podio nella tua vita per le più svariate cose, ma questo non è accaduto. Oggi voglio aiutarvi a riflettere e a tirare fuori quella sensazione per tutte le volte in cui potevi vincere e ti sei messa da parte. Provate a ripercorrere nella vostra reminiscenza storica, nel vostro percorso di vita. Pensate a tutte quelle volte in cui avreste potuto essere serene, in cui avreste potuto vincere, ma vi siete magari sacrificate e messe da parte a beneficio di qualcos'altro o di qualcun altro. È mai accaduto questo nella vostra vita? È mai accaduto che siate arrivate a un passo dalla vittoria, a un passo a prendere quello che vi eravate prefissati? Vi sarebbe bastato allungare la mano e invece vi siete messe al secondo posto, vi siete fatte da parte e avete occupato il posto d'onore. Quante volte è accaduto? Dite nei commenti se avete vissuto questa sensazione e raccontate se è mai accaduto che sentivate di meritarlo, di meritarla quella vittoria. Tutte le volte, per tutte le volte in cui te l'eri meritato e hai rinunciato, concentrati oggi su questa sensazione, per tutte quelle volte in cui meritavi di avere una serenità, che ne so, meritavi di avere una vita in cui la salute ti accompagnasse insieme all'amore, ma poi magari per una scelta, magari per non far dispiacere qualcuno o per far sentire meglio qualcun altro, ti sei messa al secondo posto. Te lo meritavi e invece hai rinunciato. Vi è accaduto questo? Quante volte vi è accaduto? Molte volte, dice Vittoria, infatti ho detto basta a quella vittoria lì. Sì, dice Ilaria, sì, qualche volta, dice Simona, per Marica... Sì, sempre, ho sempre pensato agli altri prima di me. Anna dice sì, l'ho vissuto. Tutte quelle volte in cui hai parcheggiato una ambizione. Tutte quelle volte in cui hai dovuto fare un passo indietro pur sapendo che ti eri fatta un mazzo così per raggiungere quell'obiettivo, per avere quella serenità, per coltivare la tua grande ambizione, qualunque essa fosse. Per tutte quelle volte in cui hai parcheggiato una ambizione, devi fare un pensiero
pensando a come ti sei sentita. Sì, certo, nel network 6 volte, poi altre volte nella vita. Molte volte, dice Esther, è accaduto tantissime volte, dice Giulia, di mettermi da parte. Maria, sì, è successo. Sì, vissuto, ha voglia, dice Barbara. Sì, certo, è capitato, dice Natascia. Io, che sono una cantante artista, ne ho purtroppo vissute tante. E il lavoro, l'attività, il percorso degli artisti è molto simile a quello dei networker. Non voglio più avere il posto d'onore ed è proprio questo quello che pensavo in aereo ieri mentre venivo qui in Calabria. Non voglio più l'amaro in bocca, dice Vittoria. Voglio un retrogusto dolce, buono e saporito. Mi spiego? Decisamente sì. Sempre prima gli altri e poi io, dice Azzurra. Emanuelita, è successo a me, ma per motivi familiari ho dovuto rinunciare sempre. Tantissime volte, dice Monica. Silvano, buongiorno. Possiamo accettare la sconfitta, ma non accettare di rinunciare a riprovarci. Verissimo. Buongiorno Silvano. Ciao Susanna. C'è quando mi sono messa da parte, ma anche è capitato il contrario a seconda della situazione, dice Ermelinda. Tantissime volte ho rinunciato, dice Angelica. Ho rinunciato a me. Mettevo sempre gli altri prima di me stessa. Corina, buongiorno d'Arzignano, in ritardo per colpa del vaccino. Questa è la tua tazza, Corina. È una vita che mi metto al secondo posto, dice Diana. Ho sempre messo da parte le mie volontà, i miei sogni per far felice un'altra persona. Ed è sbagliatissimo. Paola, certo, ma sono lezioni di vita per poi avere il salto di qualità. Buongiorno da Londra per la nostra Angelica. Una vita di rinunce, quella di cui parla Susanna. Tutte le volte in cui hai parcheggiato una ambizione, ambizione, scrivetevela questa parola, se avete penna e carta davanti, che non dovrebbe mancare mai la mattina quando c'è You Leader. Ambizione. Perché la parola ambizione è la prima delle tre che oggi metteremo sul tavolo per ragionare, costruire insieme una vita in cui non sarai mai costretta a metterti da parte. Ambizione. Non è il sogno. Non è neanche il desiderio ciò che realmente conta, è l'ambizione che muove tutto. E la parola ambizione è la prima delle tre, perché l'ambizione può realizzarsi, può, come dire, può avere un senso se accompagnata dalla passione. Io amo tantissimo questo lavoro, eppure non riesco. Ma che cavolo conta avere la passione se poi non hai l'ambizione che ti spinge? L'ambizione non è l'obiettivo di fare un livello, l'obiettivo di guadagnare. L'ambizione è una cosa più grande. Sapete cos'è l'ambizione? È avere per te ciò che meriti, averlo per te. Ambizione, passione. Perché se non hai un'ambizione, non ti si genera la passione. E puoi avere comunque ambizione e passione, ma se non c'hai la terza parolina magica, che è resistenza, non puoi andare da nessuna parte. Ambizione, passione, resistenza. APR, che significa anche, nel nostro gergo, azioni producenti reddito, ma le azioni che ti producono un reddito tu le fai soltanto se hai ambizione, passione e resistenza. Prendi te stessa, analizza te stessa, mettiti su un tavolo da laboratorio e fatti un interrogatorio. Ciao, devi dirmi, ma tu ce l'hai una ambizione? Sì. Bene, e questa ambizione ti fa venire una passione smodata per ciò che devi fare per realizzare la tua ambizione? E hai voglia di resistere? Riesci a essere la migliore interprete del concetto di resistenza senza mai mollare un solo giorno, con la costanza, senza farti venire i cazzi, i problemi che ti fanno mollare un giorno, non ti fanno postare? Sono molto resistente. Frana tutto, non potrai realizzare ciò che sogni se non hai ambizione violenta,
passione violenta e resistenza violentissima, perché è quello che fa la differenza. E sapete qual è, dov'è la casa di questi tre aspetti? E lo so che ora state pensando, ma fammi vedere, ma io sono abbastanza ambiziosa? No, soltanto il 2% è ambizioso veramente. Gli altri fanno i networker dicendo di avere grandi sogni, ma l'ambizione dov'è? Sapete dove risiedono questi tre concetti? Ambizione, passione e resistenza? Risiedono qua, nel cuore. Nel cuore non puoi fingere di costruire la tua ambizione. Non puoi giocare a costruirti e diventare una networker appassionata. A chi vuoi prendere per culo? È dal cuore che ti viene l'ambizione. Dall'allineamento fra testa, cuore e viscere che ti viene fuori l'ambizione. E lo stesso vale per la passione, e lo stesso vale per la resistenza. La resistenza, la costanza, non è un elemento esterno, non è il tuo upline che fa la zoom e che dice devi resistere, cazzo, devi resistere, perché soltanto chi arriva fino in fondo. Sono tutte fesserie. Se dentro, nel cuore, non hai spazio per ambizione, passione e resistenza, non si creerà assolutamente nulla di quello che hai desiderato e sognato. Paola, sempre rimettersi in gioco fino al raggiungimento dei sogni. Buongiorno da Arzachena, ciao Irene. Anna, che bella parola, e quante volte mi hanno fatto sentire in colpa per sentirmi ambiziosa di volere e far valere ciò che amo fare, perché l'ambizione è una specie di parolaccia, perché tutti ti dicono come va il lavoro, qual è, lo stai prendendo lo stipendio fisso? Nessuno che viene che ti dice ma tu sei felice, tu la tua ambizione la stai coltivando? Nessuno te lo chiede. Ecco perché solo il 2% ce la fa. Ambizione e passione e costanza. Concordo in pieno, dice Marianna. Ambiziosi senza essere presuntuosi. Umilmente ambiziosi, dice Alfredo. E chi molla? Adoro queste tre parole magiche, dice Ilaria. Ci voleva proprio questo tema stamattina. Per me oggi giornata di fuoco. Segnatevela. Ambizione, passione, resistenza. Ambizione, passione, resistenza. Ambizione, se vi state rovellando per cercare di capire cosa diavolo significa, ambizione è fare e trattenere qualcosa per te. Non è ambizione quella di chi vuole sacrificare la propria vita per agevolare quella dei propri figli. Ma cosa fai? Una vita di rinunce perché poi in pensione, quando sarai vecchio bacucco, renderai felice la vita dei tuoi figli. Ma perché non rendi il tuo presente e quello dei tuoi figli felice ora e anche domani? L'ambizione è fare e trattenere qualcosa per te. Se finora hai pensato e ti sei erta a regina del sacrificarsi per gli altri, sappi che hai sbagliato qualcosa, perché l'ambizione è quella che ti consente, senza vergognarti, di dire oh amico che mi sei accanto, che non sei d'accordo con quello che faccio, io ho una grande ambizione, che è quella di prendermi quello che merito, quello che ho lasciato da parte milioni di volte proprio per te, quello che ho messo da parte per te. Perché, per esempio, un figlio o un partner che negli occhi della propria compagna o della propria moglie non vede l'ambizione di realizzare il proprio essere donna, sfiora l'essere un mostro o quantomeno un fintamente innamorato. L'ambizione è avere il coraggio di fare per trattenere per sé, senza mettersi al secondo posto. Basta, penso che basti, no? Che tu abbia 20, 30, 40, 50, 60 anni, penso che la vita e l'osservazione esterna ti abbia insegnato che è il momento di basta, a fare, e poi metterti in disparte quando invece potresti avere e dare allo stesso tempo. L'ambizione è fare e trattenere qualcosa per te. Passione è quella che ti fa andare a letto tardi, è quella che non ti fa dormire,
La passione è quella che non ti permette di trattare questa attività usando il telecomando. C'è della gente che a un certo orario si alza davanti al proprio computer. Ok, fatto. Anche oggi ho fatto la networker. Domani spaccherò. Ma che cavolo dici? Cosa dici? La passione, se è vera passione, non è finta, non ti fa dormire. È quella che ti fa andare a letto tardi. È quella che ti scarica l'adrenalina nel cervello quando tu dovresti invece sopirti. La passione è quella che ti fa venire farfalle nello stomaco quando incontri l'uomo o la donna della tua vita. Quella è la passione. Che per caso quando ami qualcuno lo ami a comando? E perché l'amore per l'attività, per questo business che potrebbe risolverti la vita, deve essere trattato invece con l'interruttore switch on, switch off? Oggi una bella giornata perché oggi spaccherò. Il giorno dopo, no, oggi non lo so, guarda, c'ho i dubbi, non lo so, c'ho mio cugino che sta aprendo il bar e quindi mi assumerà con contratto a tempo indeterminato. No, farò 10 ore. Vabbè, sì, lui mi fa il contratto da 2 ore, ma è normale, mio cugino, figurati se... La passione è quella che ti fa andare a letto tardi. Vi riconoscete in questi concetti di ambizione e di passione? Ambizione e forza di volontà, dice Roberta. Tutti che dicono sei troppo ambiziosa, più me lo dicono, più io godo. Paola, io e la resistenza compagna di questo viaggio che da punto A vado a B, ma la strada è piena di buchi e ostacoli. Io ancora oggi vado avanti, l'ambizione è troppo forte per me. Buongiorno Paola. Alfredo, quando devi proprio staccare la connessione perché è troppo tardi. Isabella, sono sempre stata ambiziosa, vedo persone trascinarsi a fatica verso la pensione, le rispetto ma mi rendo conto che, come si spiega nel libro I segreti della mente milionaria, ci sono proprio degli assetti mentali che ti danno o ti tolgono. Li vedo chiaramente in chi mi circonda. Sto cercando di prendere il libro a cui fa riferimento Isabella, sarà da qualche parte, non lo so, va bene, ah sì, è lì sulla mia scrivania. Raffa, ebbene sì, verità assoluta, argomento che cade a pennello, mi sa che la mia ossessione è ambiziosa, domandarsi ad essere sinceri con se stessi, a saper distinguere i significati, e in piena notte ti fa svegliare per prendere appunti, quella è la passione. Linda, da oggi queste saranno le mie 3 parole che ripeterò tipo mantra. Queste serie in Zoom per fare storie insieme con Alessia. Marianna, sì, oggi sento le farfalle nello stomaco perché da dottoressa frustrata sono passata a networker felice. Giovanna, eh sì, a letto tardi e sveglia presto con pensiero e voglia di iniziare la giornata, lavorare. Brava, io ho detto delle cose ieri, ma poi più forte di me. E chi smette? Come si fa? Linda, io sono ambiziosa, ma fino ad ora non l'ho rispettata. Attenzione, andare a letto tardi è ovviamente figurato, perché è ovvio che i più grandi networker insegnano che dovresti avere una routine fatta di molto sonno. Quindi non commettete l'errore di lavorare alle 2, alle 3, alle 4 di notte e poi di svegliarvi alle 7 per portare i bambini a scuola, perché questo non vi renderebbe produttivi. Ma la passione rischia di non farti dormire. Passiamo ad analizzare il terzo termine che accompagnava ambizione e passione, c'è la resistenza. Non prendiamoci in giro. La resistenza è una facoltà a numero chiuso. Tutti dicono di voler essere costanti, tutti dicono di voler essere resistenti e poi accedono a questa facoltà poche persone. Poche persone. La resistenza è una facoltà a numero chiuso. Come la facoltà di medicina, come è una facoltà a numero chiuso. La resistenza è una facoltà a numero chiuso ed è quella che tiene in piedi gli altri due concetti, l'ambizione e la passione. E invece la resistenza è la cosa più rara nel mondo del network marketing. La resistenza non è restare in questo business perseverando ad aspettare che qualcosa succeda. La resistenza è fare incessantemente tutto ciò che va fatto per realizzare la tua ambizione. Cambiare il tuo metodo, il tuo approccio, il tuo atteggiamento ogni giorno. Essere una persona diversa incessantemente ogni giorno significa essere resistenti.
Essere resistenti non significa ingoiare bocconi amari per tutta la vita perché tanto so che un giorno il network mi regalerà la felicità. Non è quella la resistenza. La resistenza è fare una cosa dura, fuori dalla tua zona di comfort, che sia produttiva, e farla, rifarla, rifarla, rifarla e modificarla quando non funziona più. Questo è il termine che si accompagna ad ambizione, passione e resistenza. Paola, a me oggi mi dicono che sto perdendo tempo, quando mi criticano per me sono fuoco, più mi dicono cose brutte, più faccio di più, più mi viene voglia di fare. Simona, pensieri continui e voglia di fare, a volte la sera non riesco a dormire da tutti i pensieri, i progetti che mi frullano in testa. Bene, ambizione, passione e resistenza. Io credo che sia il momento di trattenere qualcosa per voi. Credo che sia il momento di guardarvi attorno e dire: ehi, amico, amica, non mi fotti più. Adesso io faccio per te, certamente, per renderti orgoglioso, soddisfatto e per migliorarti la vita, ma io lo faccio perché voglio trattenere qualcosa per me. E tu devi fare per trattenere qualcosa per te. Devi trattenere il tuo sogno, perché tu te lo meriti, è una banalità, te lo dicono tutti, ma tu non ci credi. Tu meriti di acchiappare quell'ambizione che tu hai sviluppato nella tua testa. Tu te lo meriti, non meriti di farti da parte. Non meriti di avere il posto d'onore, non meriti di fare un passettino di lato per andare, per mettere gli altri sul piedistallo dopo che tu ne avevi diritto quanto loro di godere di ciò che hai fatto con tanta fatica. Perché tu te lo meriti. E contrariamente a quello che ti dicono, tu non hai nulla che non va. Non c'hai nulla che non va dentro di te. Non hai assolutamente nulla che ti possa rendere incapace o che ti possa rendere diversa e meno brava o che ti possa rendere non meritevole. Tu non hai nulla che non va. E sai perché non hai nulla che non va? Perché se è vero che quello che dobbiamo mettere in moto sono ambizione, passione e resistenza, e se è vero che questi concetti sono nel cuore, tu non hai nulla che non va. Perché non ti manca il cuore, non ti manca, e lo hai dimostrato tutte quelle volte in cui ti sei messa da parte per la bella faccia degli altri. Tutte quelle volte in cui hai rinunciato a prendere ciò che avevi già conquistato, ciò che avevi meritato con il tuo sudore, soltanto per obbedire a un disagio altrui che non vuole vederti sul podio. E siccome non ti manca il cuore, all'interno di esso risiedono ambizione, passione e resistenza. È l'unica maniera per far parte di quel 2% che ce la fa, è solo e soltanto mettere avanti il cuore e pensare che tu te lo meriti e che non hai nulla assolutamente che non va, che non ti renda capace di realizzare il tuo grande sogno. Ho il piacere di presentarvi lo speech di Alfredo Piliego, seguitelo attentamente, ascoltate, aprite le orecchie, aprite il cuore. A voi Alfredo Piliego. Buongiorno amici di Leader, ben trovati, grazie Mario per quest'ulteriore spazio. Allora, settembre è finito, ce lo siamo lasciati alle spalle, quindi non potevo esimermi dal riprendere una frase che ho utilizzato per fare un post proprio all'inizio di questo mese. Adesso la vediamo insieme, anche se in inglese, screenshottate lo stesso e poi ne parliamo. È
Ecco qui, allora, la più classica delle frasi, io non lo so perché, però ogni volta che sento la parola settembre la riconduco a questa canzone, forse perché è un retaggio della mia adolescenza e quindi non posso fare a meno che ricordare questa canzone, però torna sempre attuale. Allora, settembre è sempre stato il mese delle ripartenze, cioè quello dei buoni propositi, un po' un gennaio avanzato, però spesso si vivono i giorni del mese di settembre come qualcosa che non si vede l'ora che passi, che trascorra in maniera inesorabile, cioè quasi come se fosse odioso il rientro dalle ferie, il rientro alla routine, ricominciare le varie attività. Ora, io ho questa sensazione. Ho pensato ieri che è arrivato il 30 di settembre e non me ne sono neanche accorto. Non, è stato un mese veramente pazzesco, cioè io quando ho scritto quel post all'inizio ero consapevole che settembre sarebbe stata un'esplosione. Beh, vi assicuro che così è stato, nell'atteggiamento, nei risultati, nell'ingresso di nuove persone nel team, è stato qualcosa di entusiasmante. Se dovessi dirvi, se vi dovessi dire, se mi ricordo il primo settembre com'ero, non me lo ricordo, non lo so. E sono sincero in questo perché davvero ho perso la cognizione di quante emozioni sono trascorse. Non ricordo più chi ero il primo settembre, ma probabilmente domani non ricorderò neanche chi ero oggi perché è un continuo crescendo. Quindi, wake me up when September ends significa svegliami quando settembre finisce. Però non dimentichiamoci mai di smettere di sognare, quindi non svegliamoci del tutto, ma ripiombiamo in questo sogno perché è davvero, davvero qualcosa di entusiasmante. Vi auguro un buon fine settimana, amici di YouLeader, e ci vediamo domani alle Network. Ciao! Questo è il brano a cui faceva riferimento grande Alfredo. Ciao Alfredo, buon primo ottobre, buon inizio mese. Oggi inizio un nuovo hashtag, voglio un ottobre ricco, perché Anna era quella che ha lanciato il settembre ricco, grazie da parte di Patrizia. I Green Day, esatto Simona. Io vi amo e basta, dice Eleonora. Natasha, detto da Alessia Tempesta, si legge erbotto. Se voi rovesciate il termine ottobre, al contrario, si legge erbotto. Ed è quello che abbiamo fatto finora e che faremo. Grazie Alfredo, grazie ad Alfredo Piliego, soprattutto grazie a voi per aver prestato tanta attenzione anche nella puntata di oggi. Concludiamo, condividete la live di oggi premendo il pulsantino condividi che c'è qui sotto, utilizzate nella vostra condivisione qualche riga di testo e usate l'hashtag YouLeader. Questo vi consentirà non solo di far arrivare i concetti di ambizione, passione e resistenza alle persone del vostro team, perché di loro che dovrete prendervi cura per costruire insieme a loro il vostro totale futuro. Ma condividere la live di oggi e quella dei prossimi giorni servirà perché quando faremo la maratona YouLeader, che sarà sabato 9 ottobre, procederemo all'estrazione di alcuni premi e parteciperanno all'estrazione tutti coloro che avranno condiviso le puntate di YouLeader a partire dalla 150. Più condivisioni avrete fatto, più ticket con il vostro nome ci saranno nell'urna magica. Grazie a tutti voi. L'appuntamento con YouLeader è per lunedì alle 8:45. Informazioni tecniche arriveranno nei vari gruppi. Chi di voi non è nel gruppo Telegram, che è il gruppo ufficiale di YouLeader, mi scriva in privato e come ho fatto ieri vi darò le direttive per far parte anche di quel gruppo che, ve lo prometto, domani sarà particolarmente frizzante perché domani alle ore 10 ci sarà la Network.
la gara, il quiz digitale, ognuno da casa sua, ognuno dal proprio cellulare, che metterà networker contro networker per divertirsi insieme e provare a vincere il titolo di speaker del mese. Grazie a tutti, grazie. Mese è il mio ottobre, è anche il mio, il 15 è il mio compleanno. Grazie, grazie a tutti. Buon proseguimento di giornata, non immagini quanto la mia testa stia cambiando, siete favolosi e tutto risiede nella testa e anche nel cuore. Grazie a tutti, buon inizio giornata, appuntamento lunedì alle 8.45 con New Leader e domani invece alle 10 con Network. Vi darò tutti i riferimenti del caso. Grazie, ciao, buon proseguimento di giornata. Trasformate l'1 ottobre nel capolavoro della vostra vita. Ciao. Yeah.